Convegno speciale oggi pomeriggio qui al Madexpo, organizzato da Sole 24 Ore dal quotidiano Condominio, con alcuni fra i più illustri specialisti dell'acustica italiana. Devo dire, è un tema poco trattato, perché in effetti tutti si preoccupano più di come è fatta la finestra, di come sono le modanature, di come è il marmo nell'androne quando compro una casa, più che delle qualità costruttive dell'edificio relativamente soprattutto all'isolamento acustico. E invece è un elemento importantissimo che può essere anche addirittura inserito nel contratto quando si compra la casa. Eppure moltissimi trascurano questo aspetto. Nel convegno si parlerà anche di come rimediare dal punto di vista giuridico e dal punto di vista tecnico ai difetti di costruzione sempre relativamente alle questioni acustiche. Infine ci sarà un esperimento estremamente interessante fatto dall'ingegner Campolongo, il presidente di Missione Rumore, sulla percezione del rumore in base alla normativa del 1997, che è quella che adesso secondo la legge di bilancio deve essere utilizzata, e la normativa dell'articolo 844 del Codice Civile. E l'ingegner Campolongo ci ha promesso che vedrà che la differenza è notevole ed è tutta a favore del sistema del Codice Civile. Le smart city sono le città del futuro. Tutti ormai pensano alla città del futuro come una città smart, una città interconnessa, una città sostenibile, una città vivibile, una città in cui il piacere di essere all'interno del sistema urbano sia comunque contemperato da un'attività economica e dalla possibilità di lavoro che oggi in molte città italiane non ci sono. Tuttavia, per capire la Smart City bisogna necessariamente capire quali sono gli strumenti per costruirla. Bisogna capire che cos'è effettivamente una Smart City. Bisogna avere degli esempi di architetture smart che vanno a costruire città smart. Proprio per questo oggi parleremo qui a Made, per quanto riguarda le Smart City, di che cos'è una Smart City, quali sono gli strumenti che ci danno la possibilità di costruire una Smart City, qual è la nuova frontiera della ricerca sulle Smart City, e poi andremo tutti insieme a vedere esempi di architetture fatte per la città smart, progetti a scala urbana che hanno trasformato lembi di città italiane in città smart. E poi ci sposteremo all'estero, in Brasile, in India, dove degli imprenditori visionari stanno costruendo città smart dal nulla, dando una grandissima opportunità di sostenibilità urbana, sociale, ambientale e anche economica a una richiesta di edifici, di abitazioni che in molte parti del mondo è sempre più pressante. Condominio 24 è uno strumento che mi permette di trovare in breve tempo tutto quello che mi può essere utile per l'attività, in questo caso dell'amministratore. Con un semplice clic entro direttamente nelle ultime sentenze in copia conforme, PDF, ho tutto il patrimonio documentale inerente alla materia condominiale e le riviste del Sole 24 Ore. Ci sono i nostri esperti che quotidianamente aggiornano la piattaforma. Con un semplice clic accedo a tutto quello che è stato pubblicato, ovviamente anche come archivio storico. Tutto quello che vedete potete stamparlo, scaricarlo. Oggi siamo a Milano, al Madexpo di Milano, col Sole 24 Ore Professionisti, un workshop dove oggi si parlerà delle Smart City e del condominio smart. La domanda di base è: può essere un condominio trasformato in un condominio smart, cioè in un condominio intelligente? Per me la risposta è sì, assolutamente sì, perché non ha senso parlare di Smart City oggi in una città, non so, come Milano, se i condomini non sono smart. Lo sforzo è quello di rendere ogni singolo edificio
intelligente, quindi coefficientare l'edificio, cercare di intervenire con impianti fotovoltaici per produrre energia in favore del condominio, sempre a livello condominiale, tendere al recupero delle acque piovane, effettuare una piccola isola ecologica all'interno del condominio per fare una raccolta differenziata spinta e anche produrre il compost di comunità, quindi un compost condominiale dove raccolgo il mio umido, non lo conferisco più al comune e quindi ho un altro recupero. È possibilissimo trasformare un condominio in smart, più che possibile è necessario. Ci saranno molti relatori che ognuno di loro spiegherà tecnicamente come si vanno a effettuare questi tipi di interventi, che tipo di finanziamenti e agevolazioni ci sono, come realizzarli e perché realizzarli. Giornata di approfondimento dedicato a due temi molto importanti di grande attualità al MADE Expo di Milano. Abbiamo parlato allo stand di Tecnici 24 innanzitutto di sicurezza del costruito, in un dibattito dal titolo Obiettivo sicurezza, la sfida da vincere per un paese a prova di futuro. E quindi si è parlato ovviamente di sicurezza del costruito, di antisismica, si è parlato di rischio idrogeologico, lo abbiamo fatto con numerosi rappresentanti delle categorie più interessate a queste tematiche, quindi erano presenti gli ingegneri, i geometri, gli architetti, ovviamente anche i costruttori e poi il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Donato Carlea, professore universitario su queste tematiche, con i quali i relatori abbiamo ovviamente approfondito i vari elementi più importanti in gioco e ci siamo proiettati anche alla necessità di un piano per l'Italia che sia un piano, diciamo, pluriennale. Pomeriggio invece è dedicato a un altro tema di grandissima attualità, il tema della riforma del codice degli appalti, titolo di questo convegno, riforma della disciplina degli appalti, quali scenari, una domanda a cui si sta rispondendo proprio in questi giorni e in queste settimane, perché sappiamo essere in corso un doppio binario da parte del governo, da un lato il decreto legislativo che delega Palazzo Chigi e il governo stesso alla riscrittura del codice, mentre dall'altra parte il cosiddetto decreto sblocca cantieri. Anche in questo caso abbiamo discusso di questa tematica così importante con esperti, con personalità che conoscono bene il mondo degli appalti e della disciplina contenuta nel codice, quindi professori universitari, avvocati, giornalisti, con i quali abbiamo dibattuto delle possibili soluzioni da mettere in campo per far sì che il settore delle opere pubbliche, quindi anche l'edilizia, possa ripartire finalmente in Italia. Ho scoperto l'evento su internet e visto che è un tema che mi interessa e ci sto anche lavorando per la tesi di laurea al Politecnico, sono venuto sia stamattina, molto interessante, tutti gli interventi e temi che già conoscevo e temi che invece non conoscevo ancora e spero che anche oggi pomeriggio sarà altrettanto interessante quella sul condominio. Sono un avvocato ambientale, ho fatto la scuola di giurisprudenza a Brasile, sono qui in Italia e questo evento sulla Smart City era una cosa che volevo sentire e comunque capire le cose che sono l'innovazione, le cose che loro non facciano sul mondo, quindi mi è piaciuto tanto vedere sia il progetto di architetto, sia come pensare smart, sia le cose che sono successe in Italia, però anche nel mondo. Mi è piaciuto. Devo dire molto interessante, in particolare mi ha colpito molto l'intervento del professor Carlea, il nuovo presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. In questo momento il tema della sicurezza degli edifici, in particolare degli edifici pubblici, è di importanza fondamentale e quindi va affrontato, ma il fatto non basta dire che vada affrontato, va affrontato anche con i mezzi giusti. Convegni come questi aiutano a riflettere, a far riflettere il professionista come, e la pubblica amministrazione come affrontarli e quindi come risolvere un problema gravoso che è quello che riguarda tutti, quello della sicurezza nei luoghi dove viviamo, nei luoghi dove operiamo
nei luoghi dove andiamo a divertirci. No, un bel evento, noi siamo interessati alla riforma dei contratti pubblici in quanto dipendenti pubblici, molto interessante ascoltare gli interventi anche di altri pareri, insomma. Io ho trovato molto interessante il dibattito a cui ho appena assistito, ci sono stati tanti spunti per sicuramente migliorare quello che è adesso il mondo del codice degli appalti che ahimè ha diverse tra virgolette inceppature, soprattutto dal punto di vista di chi lavora dalla parte dell'amministrazione, essendo appunto dipendenti funzionari delle amministrazioni, ci troviamo spesso in burocrazie che inceppano il sistema, quindi tanti spunti e speriamo che si risolvano al più presto.